Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento eh, di questa seconda edizione di Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IEM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento, Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ULS2 e la Conferenza degli dei Sindaci dell'ULS2. Un sentito ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla. Anche oggi siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. E Ringraziamo sentitamente questo istituto e la sua dirigente Donatella Di Paolo per aver ospitato e supportato l'iniziativa e grazie anche agli studenti che in questi giorni si sono occupati dell'accoglienza sempre con il sorriso e la gioia di partecipare. Stiamo trasmettendo anche in diretta web dalle pagine Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta eh, seguendo ormai da tanti giorni da tutta Italia e vi ringraziamo per il supporto che, che ci avete dato. Ci auguriamo che sempre più persone possano seguire eventi di questo tipo. Qui in sala oggi c'è anche la classe quarta del liceo classico eh, Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto che salutiamo e ringraziamo. <ride> Come avrete potuto certamente vedere sul materiale promozionale e sul sito dedicato www.educhiamocivittorioveneto.it sono stati molti gli incontri gratuiti dedicati alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti a tutti i professionisti del settore dell'educazione e eh, potrete rivedere gratuitamente tutti gli interventi eh, che abbiamo ascoltato in questi giorni eh, sempre sul sito www.edu VittorioVeneto.it Prima di lasciare la parola al nostro sindaco che è qui con noi, Antonio Miatto, eh, leggo la risposta del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, al nostro invito. Eh, pregiatissimo Sindaco Miatto, nel ringraziarla per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non mi sarà possibile presenziare la seconda edizione del festival Educhiamoci Giornate per l'educazione. questo festival che è il che quest'anno ha come titolo Che gioia. È importante ritrovare questo sentimento che purtroppo in quello che definisco un tempo sospeso della pandemia è venuto a mancare, soprattutto nei giovani messi a dura prova, non potendo uscire né per frequentare la scuola né per incontrare gli amici. Pensando a quel periodo il sentimento della gioia è qualcosa che va coltivato, oltre che ritrovato, in ogni aspetto della vita, dalla formazione allo sport, dalla salute al volontariato. Questo festival ha dunque il merito di essere un evento che consente ai professionisti del settore, insegnanti, educatori, ma anche ai genitori, di confrontarsi per migliorare la qualità di vita dei nostri bambini e giovani e per un futuro che deve comunque essere ripensato sulla base delle nuove e drammatiche esperienze che tutti noi abbiamo vissuto in questi ultimi due anni e mezzo e che ora si sono complicati a causa delle odierne vicende geopolitiche. Questa manifestazione sarà da stimolo per nuove soluzioni educative per i nostri giovani che devono sapere affrontare la vita con i suoi ostacoli, ma anche con le sue opportunità. Nell'augurare buon lavoro ai relatori, rivolgo i miei più cordiali saluti a tutti i partecipanti, dottor Luca Zaia. E ora lascio la parola al nostro sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, per un saluto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io rinnovo il mio saluto. E... Rinnovo anche il ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro apporto alla buona riuscita di questa seconda edizione dell'Educhiamoci. Cosa dire? Noi abbiamo seminato, riteniamo che sia un dovere categorico di tutti coloro che hanno qualcosa di buono da, da dire, la semina. E mi auguro due cose, che l'Educhiamoci possa continuare, visto che è partito bene, mi auguro proprio che possa continuare negli anni a fare la sua funzione e mi auguro che venga percepito come dovere categorico anche la raccolta del frutto di queste semine che noi con tanta fatica facciamo, ma lo facciamo volentieri perché riteniamo sia sì estremamente importante il tema che abbiamo trattato. Quindi buona continuazione a tutti nella raccolta e nella ulteriore semina. Arrivederci. Grazie sindaco, naturalmente ce lo auguriamo anche noi. Eh, qui con noi in studio stamattina c'è anche eh, Flavio Salvador, presidente della ONLUS Noi per Noi, associazione di mutuo soccorso e vicepresidente della banca di credito cooperativo Prealpi San Biagio, che al termine dell'intervento di oggi farà un, un suo saluto, un suo commento. Ebbene, arriviamo all'incontro di oggi, l'incontro conclusivo di queste nostre giornate per l'educazione. L'incontro si intitola La bellezza dentro di te e abbiamo con noi la dottoressa Erika Francesca Poli che con gioia salutiamo questa mattina e ringraziamo per essere nuovamente a chiudere le giornate per l'educazione. Grazie dottoressa per la sua disponibilità. Grazie a voi, buongiorno a tutti, con molto, molto piacere. Sono con voi e insomma, vi ringrazio anche di quest'onere, questa responsabilità di essere in qualche modo a chiusura di un iter. Eh? Cercherò di insomma, adempiere al meglio. Noi ne siamo certi e sicuramente sarà una chiusura in bellezza. Erika Francesca Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor. Eh, come dicevamo, l'abbiamo già ascoltata l'anno scorso. Quest'anno eh, le abbiamo chiesto di mh, affrontare l'argomento della gioia facendoci riflettere sul fatto che quando riusciamo a connetterci o a riconnetterci con la parte più profonda di noi stessi e con le nostre emozioni, al di là dei problemi e delle difficoltà che incontriamo naturalmente nel nostro quotidiano, possiamo ritrovare quel nucleo di bellezza presente, sempre presente in ciascuno di noi, che aspetta solo di potersi esprimere e lo fa attraverso le infinite vie della creatività. È proprio in quel momento che noi tocchiamo la gioia e quindi ci sembrava proprio l'intervento che potesse in qualche modo riassumere la ricchezza di questa settimana. Dottoressa, lei ha la parola e noi ci mettiamo in ascolto. Grazie. Grazie. Grazie, allora io voglio entrare subito, diciamo così, in media stress, anche se l'argomento della bellezza è un argomento forse infinito, persino indicibile per certi versi e al tempo stesso così tanto affascinante che non si può non dirlo. E vorrei partire proprio dalla, dalle parole, perché mh, ho sentito che ci sono i ragazzi eh, presenti del, del liceo classico. Eh, le nostre parole vengono eh, dalla, dalla radice greca e molto spesso noi parliamo e non ci rendiamo conto della potenza di certi rizomi che servono anche a illuminare il senso poi di, di tutti i ragionamenti che possiamo fare dopo. Allora partiamo dalle parole, due parole, eh, educhiamoci eh, e la bellezza, e bellezza. La radice di educhiamoci, tra l'altro mi piace perché è in qualche modo coniugato in un senso riflessivo, no? forse prima di educare dobbiamo educarci, quindi mi sembra una, veramente una, eh, una dinamica molto, molto profonda, molto interessante, però educare o educarsi viene da una radice. Che, eh, sulla quale è importante riflettere, soprattutto per quello che vediamo essere le derive poi formative eh, dell'oggi, cioè exducere, cioè portare fuori, condurre da dentro a fuori qualche cosa, quindi lontanissimo dall'idea di informare, di fare informazione, che è esattamente il contrario come dinamica, cioè portare dentro, mettere dentro una forma o addirittura un'azione o compiere un'azione che dia una forma. Siamo proprio in, in due dinamiche diametralmente opposte, l'una che maieuticamente trae e l'altra che invece in una forma, eh, diciamo così, più meccanica immette qualche cosa e, e omologa ad una forma esterna qualche cosa che c'è dentro. E, e quindi in questo movimento eh, dell'ex ducere c'è cioè l'idea che nel nostro allievo, nel nostro piccolo, in, in noi stessi, come diceva prima Martina, c'è qualche cosa che è già presente. Sentivo prima il sindaco parlare appunto del concetto della, del seminare qualcosa, eh, c'è un seme. Certo, questo seme è inserito in un terreno, questo terreno influisce con la crescita del seme, però il seme è portatore di una identità, cioè il seme del girasole è chiaramente diverso dal seme del pomodoro e così via. Allora, nell'idea no, dell'educare c'è un, un passato semantico profondissimo, è un, che è anche un passato culturale, che ha a che fare con un'idea eh, di scuola che viene dalla lontana Paideia e che ha a che fare con come noi vogliamo costruire no ancora giorno dopo giorno la nostra civiltà. Se si vuole vedere come sta una civiltà, come sta una società, bisognerebbe andare a vedere come sta la scuola dai piccolissimi in poi, se ci sono programmi e progetti vivi nella scuola, quella civiltà è viva, perché naturalmente la scuola si occupa dei cittadini del futuro, ma di un futuro molto prossimo. E, e quindi exeducere, portare fuori qualche cosa che evidentemente c'è già, ma in che forma c'è? E qui eh, siamo aristotelici, anche se l'idea... Del seme, della ghianda, è un'idea platonica, o forse possiamo unire i due, Platone e Aristotele. Allora, portare fuori qualche cosa che è in potenza, esattamente come il seme che è già la quercia, ma naturalmente la ghianda è già la quercia, direbbe Hillman, ma naturalmente ancora non lo ha manifestato. Dunque, portare a manifestazione, cioè attuare, portare in atto qualcosa che è in potenza. E quando avviene questo movimento, ecco che effettivamente l'essere. Che vive all'interno di quell'ente, cioè di quella manifestazione singola, individuale, di quell'identità unica, irripetibile. Originale che è nel singolo ente, nel singolo individuo, nel singolo soggetto, ecco che manifestandosi produce qualche cosa che è miracoloso, qualche cosa che è straordinario, perché è ogni volta il miracolo dell'accadere dell'essere infinito, quello di Leopardi, in cui si può naufragare, in un essere piccolo che lo manifesta a modo suo. Ed ecco il senso della gioia, quell'allegrezza, quella gioia, quella contentezza che non ha nulla a che fare naturalmente con il raggiungimento dell'obiettivo esterno, al limite quella è la felicità del conseguimento di un obiettivo. Ma quella gioia è qualcosa di intimo, interno, e ha a che fare con il lasciarsi accadere, lasciar che accada qualche cosa che è già dentro di me, di te, di chiunque. Lasciare che questo si manifesti. Non a caso, tutte le metafore che vengono dal mondo vegetale sono molto calzanti perché noi non possiamo indurre, o meglio, sì, oggi lo possiamo anche fare in termini di ingegneria genetica e OGM, ma sappiamo bene che questi no non sono forse neanche così salutari per noi. Ma dal punto di vista naturale, noi non possiamo indurre la crescita di una pianta, noi possiamo vegliare, noi possiamo essere i guardiani della crescita di una pianta, noi possiamo fare in modo che le intemperie, le difficoltà, le asperità del clima o del terreno non inficino la sua crescita, ma noi non possiamo decidere eh, che una pianta. Di di vite diventi una pianta eh, di albicocche. Forse oggi appunto lo possiamo fare, ma questo pone altri, altri problemi non solo etici, ma anche eh, evidentemente di eh, salute eh, di tipo sanitario. Ma al altrimenti noi dobbiamo semplicemente fare in modo che cresca. Quindi tutti i grandi eh, educatori, i grandi della pedagogia, i grandi sociologi, prima o poi hanno fatto ricorso alla metafora vegetale, perché forse questa è quella che più illumina il senso dell'educare, che non ha niente a che fare col decidere a priori che cosa tu devi dire che cosa tu devi essere come tu devi diventare ma esattamente al contrario come l'arte della levatrice socratica portare fuori allora esiste una relazione profondissima tra l'educazione la gioia dell'accadere e evidentemente la bellezza bellezza non intesa come il canone estetico come noi forse lo intendiamo oggi, cioè di nuovo l'omologarsi a un diktat che dice che tu devi essere in un certo modo, vestirti in un certo modo, avere un certo tipo di fisicità piuttosto che un altro, ma esattamente l'opposto, e cioè far emergere qualche cosa che è dentro di te e che è bello nella misura in cui testimonia e manifesta l'impulso vitale, quella che un tempo era ben nota. Agli antichi, ma oggi è stata recuperata proprio dalle neuroscienze e qualche cosa dirò anche di più specifico su questo come forza vitale. Quella che fu ben chiara, per esempio, a Wilhelm Reich, ma oggi viene ripresa dai neuroscienziati che si occupano di primissima infanzia e di attaccamento, cioè una sorta di impulso col quale noi veniamo al mondo e questo impulso è in tutte le cose naturalmente, ma in noi esseri umani forse ancora più evidente perché poi noi abbiamo una caratteristica unica che ci differenzia dal, dagli altri essenti, dagli altri viventi, che è il logos, cioè la parola, quella che in questo momento io sto, eh, diciamo così, eh, orchestrando per voi. Questo logos permette di, Ehm, rendere ancora più palpabile, ancor più tangibile l'unicità, perché il mio logos è diverso dal logos di Martina e da quello di chiunque altro di voi. E nel logos non c'è soltanto naturalmente il timbro, la sonorità, il ritmo, la, la, la melodia, la prosodia, ma c'è il senso di quello che io vado dicendo. E ciascuno di noi ha il suo logos, ha il suo senso, ha la sua visione. Ragione per cui anche litighiamo eh, assai di più che qualsiasi altro animale sulla faccia di questa terra, Eraclito. Stabiliva nel polemos, nel conflitto, l'origine di tutto. Naturalmente, il conflitto può essere un conflitto distruttivo, ma può essere anche un conflitto dialettico. Laddove, nella diversità, noi impariamo reciprocamente, intuiamo qualche cosa, sempre di più del grande mistero. Allora, naturalmente, l'educazione diventa anche possibilità di riconoscere l'unicità, l'identità per trarne l'originalità. Diceva Martina prima: la creatività. La creatività è semplicemente l'avere assunto pienamente su di sé la caratteristica di creatore di qualcosa, che è propria del divino, indipendentemente che siamo atei o meno: è proprio di una dimensione altra sulla quale tutti, anche gli scienziati più organicisti, si interrogano, perché nessuno, anche pur potendo riprodurre in un laboratorio, in un vetrino, la vita può crearne l'origine, deve sempre partire da cellule, eh, da un, uno spermatozoo, da una cellula uovo che al limite fa incontrare ma non può partire dal nulla e far crescere uno spermatozoo c'è un grande mistero dietro a questo o un, una cellula uovo e il grande mistero ci interroga continuamente allora nella diversità di ciascuno di noi ci avviciniamo ogni volta un po' di più a intuire qualcosa, allora educazione come possibilità anche di Permettere, se ne parla tanto oggi, la diversità, la biodiversità, cioè la grande pluralità degli enti, delle creature o degli individui o dei soggetti che continuano a manifestare in mille infiniti modi diversi l'essere che li anima, appunto finché sono vivi, cioè animati, quando a un certo punto questa vita per qualcuno finisce, per qualcuno trasmuta, per qualcuno passa, ecco che noi abbiamo il corpo inanimato, nel senso che non ha più questo elan vital, questa spinta. E la bellezza? Qual è la radice della bellezza? Allora in greco è calos, no? il bello. Kalos che in realtà vuol dire bello, certo, è un bello anche erotico, è il bello di Afrodite, è il bello che richiama che cosa? L'innamoramento, che ci fa innamorare, ma è... Prima del bello come noi lo intendiamo, è il bello di ciò che funziona, nel senso di ciò che è integro, di ciò che in qualche modo compie la sua forma, compie la sua identità e naturalmente nell'antichità kalos si accompagna ad agazzos, kalos kai agazzos, cioè bello e buono e poi ci si aggiunge il vero, bello buono e vero sono identici, cioè in qualche modo non sono la stessa cosa, ma vanno a confluire in un'identità, come a dire che è bello e buono contemporaneamente ciò che effettivamente compie se stesso, ciò che compie la sua forma, ciò che è effettivamente identico a sé, è integro Tanto da essere pienamente quello che il seme è in origine. E quindi l'educazione dovrebbe necessariamente essere collegata alla bellezza per le ragioni che ho detto prima. Se è educazione, nel senso profondo, nel senso originale del suo etimo, allora trae qualche cosa da dentro, qualche cosa che è unico, qualche cosa che è come un seme. Questo seme porta in sé. Una identità, e nel momento in cui viene aiutato, viene accompagnato, viene condotto il più possibile da chi educa a manifestarla in forma che sia biodiversa da tutti gli altri, è una manifestazione dell'essere, è gioiosa nel senso che c'è la gioia dell'accadere, dell'accadere a sé, esattamente così come sono, nel mistero da cui provengo. E Chiaramente, in questo senso, io sono calos, cioè sono bello, sono compiuto, sono formato e necessariamente agazzos. Buono. L'uomo buono, per Aristotele, è l'uomo che acquisisce il pieno potere, la piena capacità di ciò che è: quindi ha raggiunto la, in atto ciò che era in potenza, compie ciò che era in potenza, e come tale è libero nel senso che è libero di essere né più né meno di ciò che è. E ciò che è è di nuovo il seme che porta. E in questo senso è bello, perché è compiuto. E in questo senso gioisce, perché gioisce dell'essere che è. Ma chiaramente in quest'ottica è anche vero, perché naturalmente se io gioisco di ciò che sono e sono sempre più ciò che sono, cioè ciò che è il mio seme, sono autentico. La cosa diventa molto semplice, ma naturalmente non facile, perché invece noi oggi siamo tra l'altro in un mondo che è lontanissimo da questo, perché è un mondo di omologazione, un mondo di modelli, sempre di più è un mondo di grande mole di informazioni. È un mondo nel quale l'educazione è costretta, costantemente, gli educatori lo sanno, io ne conosco e ne seguo tanti, lo sanno, è costretta a confrontarsi sempre più precocemente con il tema invece della professionalizzazione, cioè del rendere l'educazione funzionale a formare una professione che deve essere utile. Deve essere opportunamente costituita per una funzione e questo è lontanissimo dal concetto di un'educazione come l'abbiamo noi definito prima. Perché quel che professionalizza in realtà tende a far sì che tu sia al servizio di quel che è orientato al lavoro, eh, fa sì che tu debba essere funzionale per qualcosa e non è sempre detto che questo coincida, anzi, è difficile. Che sempre questo coincida con il seme. E quindi l'educatore si trova in questa dicotomia pesantissima, drammatica, direi fatale, perché bisogna dirlo: da un lato io dovrei essere il maieuta che trae qualcosa da dentro, e dall'altro invece devo professionalizzare questo fanciullo, questa fanciulla, devo insegnargli tante cose, perché naturalmente la mole delle informazioni è cresciuta sempre di più. Non soltanto. C'è stata una disgiunzione. Eh, pongo i problemi, poi cerco di dare non delle soluzioni che sarei, diciamo così, eh, superba e in, in maniera inadeguata, ma degli spunti di riflessione. Quindi pongo prima i problemi. La, la, il problema è che già dal tempo di Kant, diciamo così, da, da Kant in poi, e poi ancora di più chiaramente nei secoli a venire, c'è stata una disgiunzione, o perlomeno apparentemente si è disgiunta la bellezza eh, dalla funzione. Mm? La bellezza è stata intesa sempre di più come declinazione dell'arte, declinazione di arti che non sono più l'ARS, come noi la intendevamo in passato, anche la medicina, mm, che è la mia professione era ars medica, non era scienza medica. Nel momento in cui si suppone che ciò che è bello sia superfluo, cioè superfluisce, è come un relitto che galleggia sopra il mare, che invece va nella direzione del metodo scientifico, eh, dove il vero è ciò che è dimostrabile attraverso un procedimento di tipo logico-deduttivo lineare, cioè un principio causa-effetto, e questo è il vero, allora chiaramente il vero del bello eh, diventa qualcosa che è di più, ma anche che forse non è così utile. La logica del bello si contrappone alla logica dell'utile. E quindi ci ritroviamo in una situazione nella quale le arti Diventano soltanto le arti, cioè non è più l'arte di essere, l'arte di vivere, ma è l'arte musicale, l'arte eh, pittorica, eh, eccetera, eccetera, l'arte teatrale, cioè delle piccole isole nelle quali sopravvive, diciamo così, il superfluo del bello, qualche cosa che aveva a che fare, l'abbiamo detto prima, con una dinamica del tutto. Lontana eh, dall'idea dell'utile, eh, della professionalizzazione, della specializzazione, ma piuttosto aveva a che fare con l'essere, con l'esistenza. Cioè è bello quel che continua a manifestare l'impulso dell'essere che ha dentro, ma non è, non è sancito in alcun modo come questo lo manifesti, perché il come deve scaturire dall'unicità del singolo. Dunque è chiaro che poi quell'essere si tradurrà in infinite professioni, in infinite manifestazioni, ma questo sarebbe secondario al far sì che l'essere sia certamente espresso momento per momento da quel singolo individuo, che quel singolo individuo sia messo in condizione di esprimere il talento, usiamo questa parola che oggi è tanto abusata, che non è. Un talento specifico che io devo trovare, ma è la possibilità di essere sempre più identico a me man mano che cresco, come la pianta, come la quercia, è sempre più identica alla ghianda o all'informazione che la ghianda aveva dentro di sé, e quindi necessariamente, inevitabilmente, certo, versarmi in qualche cosa che è ciò che più corrisponde alla mia identità. Ma capite bene che sono due partenze concettualmente opposte. Sono due posizioni che dobbiamo far dialogare, siamo costretti a far dialogare, ma partono da presupposti, diciamo così, epistemologici, filosofici, metafisici, antropologici, psicologici diametralmente opposti. E quindi io non invidio, non invidio gli educatori, non invidio gli insegnanti che si trovano in questo iato difficilissimo da gestire, ma che naturalmente siamo chiamati a gestire, quindi non dobbiamo certamente cadere nello sconforto, anzi al contrario, dobbiamo stare in questa tensione dialettica, però dobbiamo dircelo questo, nel momento in cui la verità è quella esclusivamente oggettiva del metodo scientifico, le arti vengono relegate e si perde il concetto invece di arte del vivere, che però, e qui vengo forse qualche soluzione, soluzione diciamo... Eh, Così, eh, di, di ricerca più che di eh, dato, proprio sono oggi alcuni scienziati, sono oggi alcuni fronti della scienza, quelli più eh, d'avanguardia, quelli che hanno il coraggio di continuare ad applicare il metodo scientifico in una forma non dogmatica. Ma appunto di continua ricerca e falsificazione del risultato. Quindi sono scienze come l'epigenetica, come le neuroscienze, di cui io, essendo medico psichiatra e essendomi occupata da vent'anni a questa parte proprio di neuroscienze delle emozioni, neurofisiologia delle emozioni, credo di poter dire qualcosa di sensato. Sono proprio queste che oggi si interrogano sulla possibilità o addirittura direi la necessità di recuperare qualche cosa di quella antica idea del bello come l'abbiamo in poche parole, eh, certamente non esaustive, però tratteggiata adesso. Perché? Allora, partiamo dalle neuroscienze. Neuroscienze hanno... Ribaltato più volte già i paradigmi medico-scientifici e anche psicologici, perché le neuroscienze hanno riportato in auge il concetto dell'inconscio e ci hanno detto che l'inconscio freudiano non era soltanto eh, diciamo così, una circonvoluzione per psicanalisti, ma davvero. Aveva a che fare con il nostro organismo più di quanto noi pensassimo, perché l'inconscio freudiano, in un certo qual modo, lo si può rivedere in termini neurofisiologici come eh, tutto quello che ha a che fare con la regolazione interna, automatica, involontaria, psico, neuro, endocrino, immunologica del nostro organismo. Noi non siamo in grado di gestire. Con la nostra razionalità, cioè con il conscio, tutto quello che accade dentro di noi. Eh, io sto parlando, voi mi fate il, il dono di ascoltarmi, eh, intanto il nostro cuore batte, il nostro sistema digerente funziona, eh, tutto sta accadendo nella, nella, nella rigenerazione dei nostri tessuti, eccetera, eccetera, eccetera. Il nostro corpo regola la temperatura, i nostri ormoni, noi stiamo digerendo la colazione, se l'abbiamo fatta e così via. Beh, questo non lo, non lo decidiamo noi razionalmente, meno male perché credo che le cose non andrebbero tanto bene perché la nostra razionalità non riesce a tenere insieme, si stima, più di 7-10 informazioni contemporaneamente. Pensate alla miriade di informazioni che il nostro corpo, dove per corpo non intendo solo la fisicità, ma intendo un'intelligenza di tipo corporeo, gestisce bene. Questa è gestita da una, un network, da una sorta di comunicazione tra alcuni cervelli dentro di noi, il cervello cervello del sistema limbico, il cervello del cuore, il cervello dell'intestino, il cervello delle membrane cellulari e cervelli diffusi come quelli del sistema linfatico, del sistema circolatorio e quello dei connettivi che addirittura hanno una capacità di tradurre la pressione meccanica in impulsi, in segnali elettrici e così via. Il sistema dell'acqua intra e intercellulare che è una matrice, ci dicono i fisici quantistici, una matrice di coerenza quantistica. E ci dicono che ormai è noto, voglio dire, è cosa, è cosa nota? Che sotto alla chimica, che è più vicina alla materia, c'è una fisica, questa fisica è fatta da campi elettromagnetici, cioè noi abbiamo un'identità vibratoria, ci sono i, hanno preso i premi Nobel per questo due anni fa, Roger Penrose e Hameroff, quindi noi... Siamo costantemente governati e orchestrati da un'intelligenza, che è un'intelligenza di campo energetico proprio. E, e questo è inconscio, noi non ne abbiamo una contezza razionale, è inconscio, è un cervello inconscio. Questo cervello inconscio, oltretutto, è collegato ai cervelli inconsci degli altri. Si chiamano campi morfogenetici, li ha studiati per primo un biologo, Rupert Sheldrake, ma oggi sono sulla bocca di tutti i fisici quantistici e i biologi quantistici. E le neuroscienze ci dicono che tutto questo viene in qualche modo governato da quello che si chiama connettoma. Il connettoma è l'insieme delle reti neurali. Che costituiscono le connessioni dentro di noi e che fanno la nostra identità in termini scientifici, in termini neurofisiologici. Andate a vedere gli studi di, di Seung, eh, un grande neuroscienziato che proprio ha cognato il termine connettoma. E questo connettoma, quando si forma? Si forma a partire dalla gestazione, si forma nei, in maniera. Direi veramente incisiva, con un imprinting incisivo nei nove mesi di gestazione e nei primi due anni di vita. Mille giorni d'oro, così li chiama l'OMS, nei quali le fondamenta dell'individuo che verrà sono già gettate e queste avvengono, ce lo spiegano gli epigenetisti in continuo dialogo, in continua relazione con l'ambiente. Dunque noi abbiamo un'identità, il famoso seme, che ha queste caratteristiche di ordine elettromagnetico inconscio, molto al di là di quello che noi possiamo intendere a livello razionale secondo il metodo scientifico ormai a questo punto da superarsi dell'oggettività dell'esperimento come noi lo intendiamo, perché ormai chi vuole fare veramente scienza deve andare su Esperimenti di tipo quantistico, e questo vuol dire introdurre, reintrodurre che cosa? Il concetto di coerenza, il concetto di armonia, che erano concetti degli antichi. Armonia viene da armozein. Armozein vuol dire collegare, vuol dire connettere. L'antico sapeva che una cosa, per essere kalos, kaya, bella e buona, doveva essere in armonia con se stessa e con quello che c'era intorno, cioè doveva essere collegata a al punto che l'etica per Aristotele era la capacità di essere costantemente in armonia, cioè vedere i collegamenti tra le cose e tra le persone e rispettarli. Capite che se dovessimo pensare all'etica oggi, forse ci facciamo due domande. E che cosa allora ci dice questa epigenetica? Che quando noi veniamo al mondo, quel connettoma, che poi il neuroscienziato ci dirà: è la tua identità, è come tu processi la vita a modo tuo, ovviamente con un modello comune. Siamo tutti esseri umani, abbiamo un cervello fatto in un certo modo, siamo organismicamente simili. Ma il connettoma è unico, è un'identità. E da dove viene? Viene dalla tua genetica, dal tuo DNA in dialogo, in relazione epigenetica con l'ambiente. E questa relazione è massimamente, massimamente influenzata nei primi mille giorni di vita, quando tu di razionalità non ne hai. Allora ecco che gli scienziati stessi, quelli che lavorano in questi fronti, dicono che bisogna richiamare un altro tipo di visione per capire davvero come interagire, come educare davvero. In, all'interno di questa dinamica. Bisogna recuperare una visione che appunto, guarda, è proprio quella del bello non inteso come il canone estetico, ma inteso come l'abbiamo inteso noi, cioè come possibilità di vegliare sul processo epigenetico, cioè quello tramite il quale quel DNA e quindi quel connettoma Vengono a plasmarsi, vengono a dialogare tra il seme e il terreno in cui si trova, vegliare sul processo, quindi educare, trarre fuori, vegliando, il più possibile quel che è l'identità di quel seme. Tant'è che il nostro sistema immunitario, che è la chiave della guarigione da tutte le malattie potenzialmente, prima che essere il sistema che difende dal nemico esterno, è il sistema che garantisce l'identità, cioè il grande garante dell'identità. Tant'è che quando questa identità non è rispettata per ragioni fisiche, di inquinanti ambientali, di tossicità, per ragioni più profonde, eh, per ragioni ereditarie, per ragioni psicologiche, ecco che noi abbiamo il grande sorgere delle malattie autoimmuni, sempre più diffuse, che testimoniano la ribellione del sistema immunitario rispetto a ciò che va adulterando cioè contraffacendo la tua identità, che sia un tossico, un diserbante, un chimico, l'antibiotico, l'ormone nella carne, che altera evidentemente quello che poi tu sei perché lo hai mangiato, che siano dinamiche più profonde di ordine, diciamo così, emozionale o psicosomatico. Oggi sappiamo, c'è stato un bello studio quattro anni fa che ha dimostrato che i traumi dell'attaccamento della primissima infanzia correlano significativamente, quindi c'è una significatività statistica che correla i traumi della prima infanzia all'insorgenza di alterazioni dell'immunità, cioè autoimmunità in età adulta, adolescente o adulta. Allora l'epigenetica e le neuroscienze ci dicono attenzione perché in realtà se noi vogliamo che anche dal punto di vista scientifico le cose funzionino bene, quel connettoma si plasmi in una maniera corretta. Noi dobbiamo curare massimamente la relazione, cioè l'armozein, il collegamento, l'armonia del seme con il terreno. Ma l'armonia del seme con il terreno rimanda esattamente al concetto di educazione di cui noi abbiamo parlato e rimanda esattamente all'idea del, del rispettare il bello che c'è dentro, e casomai andarlo a cercare, casomai andarlo a stimolare, casomai andarlo a richiamare. Allora, come? Quali potrebbero essere le strade? Allora, innanzitutto, una prima strada ci mh, costringe a interrogarci sul concetto di identità. Non è un concetto facile. Eh, io in pochi minuti devo semplicemente toccare un paradosso, devo semplicemente aprire in voi un paradosso. Paradoxa, eh? quel che non è l'opinione comune. Si pensa che l'identità sia una cosa eh, molto statica: no? io sono io, mi guardo allo specchio, passano gli anni, ma sono sempre io, ho coscienza di me, ho un'identità. Di questi tempi sappiamo bene che oltretutto ci sono grossi temi sull'identità, per esempio di genere, che eh, fluidificano tutto quanto. Ma il problema vero dell'identità è un problema di ordine metafisico, nel senso che A è uguale ad a A. Mm? A è A. Mm? Questa è l'equazione no, dell'identità, il sillogismo dell'identità. A è A. Ma nel momento in cui tu dici che A è A, tu lo hai chiaramente... Ridotto a qualche cosa. Eh? I ragazzi che ci sono, sono allievi del liceo classico. Ma è evidente che ogni volta che tu attribuisci ad A un qualche cosa, A non è riducibile, non può essere ridotto solo a quello. E quindi nel momento in cui tu dici che A è A, stai anche dicendo che A non è solo A, cioè la non coincidenza, stai affermando. Noi siamo. Mm, genitori, educatori, medici, allievi, studenti, figli, sorelle, fratelli, ma non siamo mai soltanto quello. Con i miei pazienti una delle prime, uno dei primi passaggi è quello di dir loro è vero, tu hai una malattia, ma non sei quella malattia? Pensate col paziente, per esempio, psichiatrico. Questo è, è, è potentissimo, si parla tanto, c'è appena, appena stata la, la giornata del, del disagio mentale. È eh, lo stigma: lo stigma psichiatrico era proprio questo: di rendere la persona la sua malattia. È uno schizofrenico, cioè non era più una persona, era una, una malattia. Allora, quando noi parliamo di identità. Noi parliamo in realtà di un paradosso che è identico a sé e contemporaneamente non può coincidere con nessuna delle identità che noi gli attribuiamo. E questo è il primo, il primo spunto di riflessione, sia per educare che per educarsi: riuscire a stare, riuscire a vivere, riuscire almeno a posarsi ogni tanto nella non coincidenza con niente che ci definisca. Quindi. Anche quando si danno i voti, per esempio, anche quando si danno i profili eh, a scuola o anche quando si fanno i test attitudinali, per esempio, lasciare uno spazio libero. Perché io ti do un voto, ti do sette. Adesso questo compito è da sette, ma tu non sei da sette. Chissà da quanti voti tu potresti essere. Io ti dico che tu sei portato per la matematica. Ma tu potresti essere portato per tante altre cose, perché magari in un terreno diverso potresti anche far emergere qualcosa di diverso. Quindi il primo spunto riguarda avere il coraggio, direi anche la forza eh, di vivere il paradosso. Nel momento in cui io faccio qualche cosa, io non coincido con ciò che faccio. E tutti i grandi saggi, grandi sapienti, grandi filosofi fino ad oggi, così come le discipline eh, dell'Oriente, pensate alla meditazione, i grandi filosofi dell'Occidente, la nostra radice antica appunto che viene dalla Grecia, dal mondo ellenico, i grandi filosofi del primo cristianesimo, eh, pensate ai neoplatonici, a Plutino, Dionigi l'Aeropagita, San Tommaso e così via, fino ai grandi di oggi, Gregory Bateson tanto per dire, eh, uno... Eh, ci hanno ribadito questo, eh, la possibilità di stare nella non coincidenza. E oggi il neuroscienziato lo ribadisce perché dice sì. Tu di quel connettoma sei di volta in volta conscio di qualcuna delle reti neurali, ma non di tutte, a tal punto che se accade un'ingiuria del tessuto, per esempio un ictus, e il tessuto muore perché si atrofizza per ischemia, da altre zone del tuo cervello altre cellule arrivano a vicariare quella funzione, ma lo fanno in un modo diverso, così che tu puoi continuare a. Agire quella funzione, ma in una forma creativa, si dice neuroplastica. Allora, sviluppare tutte quelle che sono le attitudini di neuroplasticità. Eh, come si fa a sviluppare la neuroplasticità? Si sviluppa attraverso. I giochi creativi si sviluppano attraverso il pensiero laterale, cosiddetto, o pensiero complesso, o pensiero sistemico, o pensiero divergente. sono un sacco di giochi, per esempio, di Eduard De Bono, che aiutano la memoria, aiutano l'attenzione, aiutano la concentrazione, ma non perché ti insegnano una tecnica per memorizzare, perché giocano su quelle aree del tuo cervello, tipicamente l'emisfero destro, che normalmente non utilizzi, perché sei... Ormai incanalato, irregimentato in una certa forma, in un certo processo di pensiero puramente logico, deduttivo e lineare. Quindi stare nella non coincidenza, primo punto. Secondo punto, tornare per un attimo all'educazione degli antichi, all'antica Paideia. L'antica Paideia voleva formare prima di tutto un uomo buono, dove uomo buono era quello che abbiamo detto prima, cioè uno che poteva diventare padrone, cioè prendere il potere delle sue capacità e in questo senso essere libero. Sarebbe stato buono perché avrebbe avuto la capacità di rispettare la sua unicità tanto quanto quella degli altri, perché avrebbe imparato fin da piccolo le leggi dell'armonia. Secondo le leggi dell'armonia tutto è collegato a tutto e oggi si parla di sostenibilità e interdipendenza di tutto. Se vogliamo salvare il pianeta non possiamo più fare come se noi fossimo separati dal pianeta, siamo parte del pianeta, questa è la legge dell'armonia. E se tu fin da piccolo impari la legge dell'armonia, che cosa succede? che quando sei grande ciò che non è in armonia ti dà fastidio, lo eliminerai o lo trasformerai naturalmente. Sarà la tua etica, ma sarà un'etica naturale perché tu l'avrai imparata da piccolo. Allora gli antichi dicevano, come si fa a imparare la legge dell'armonia fin da piccoli? Eh. Si studia l'armonia, si va a scuola di armonia? No, la si impara dalla natura. Quindi il contatto con la natura. Eh, Gregory Bateson, ecologia della mente. Si comincia dalle cose più semplici, si comincia vedendo crescere un seme e guardando che cosa accade a questo seme momento per momento, così si impara la pazienza, perché il seme non cresce subito, non è come fare clic su un computer, però se non si o non mi pare, insomma, per ora eh, nel metaverso ci possiamo andare, però abbiamo ancora bisogno almeno di semi eh, per, per vivere. E quindi si impara dalle leggi di natura, si impara dalla legge più profonda di natura. Che qual è? La legge di musica. Diceva Paul Verlaine, eh? della musica avant tout chose, la musica prima di tutte le cose, perché la musica non è solo la musica dei vostri beniamini, eh, i vari, insomma, Mané, Maneskin piuttosto che ultimo San Giovanni eh, o Madame, ma... Eh, in, ho la fortuna insomma di seguire anche un po' di ragazzi, quindi qualche cosa conosco anche di quel mondo. Ma musicale intendo. Eh, ma non è solo quella, è qualcosa di molto primordiale: è il suono, il ritmo, il ritmo, il ritmo del cuore che batte, il ritmo del respiro, il ritmo della terra, il ritmo del sangue e così via. È quella. Parola, il logos che è in principio di tutto, mh? in principio è enarcheo, è no logos, dice la scrittura, è il fisico, l'astrofisico dice, è vero, prima del Big Bang c'è stato Bang, prima del Bang c'era ancora qualcosa che non sappiamo, ma prima della materia il suono. E il suono poi si fa luce, quindi i colori, dunque imparare la musica, dunque imparare, non necessariamente uno strumento, il ritmo però, imparare la musica che c'è dentro di noi. E come si fa a imparare la musica, a imparare i colori, oltre alla natura? Il nostro corpo, la cura del corpo, non intesa come un pezzo che tu hai, ma come l'incarnazione dell'armonia. L'abbiamo detto prima, lo dice anche il neuroscienziato. Allora, non dovrebbero mai mancare, mai, in un'educazione? La non coincidenza, cioè il mistero che piace tanto ai bambini, il poter diventare tante cose. E prima sono la mamma il mago, poi sono la strega, poi sono la pecorella, poter cambiare. I bambini piace mascherarsi, piace travestirsi, perché continuano a richiamare l'essere infinito, illimitato da cui provengono. Continuano a far vivere in sé l'idea che sono io ma non sono io. Gli piace nascondersi per questa ragione, continuare a farlo, giocare con i giochi creativi. Imparare l'armonia attraverso la natura, attraverso la musica, attraverso i colori, quindi suono e luce, e anche la sinestesia, l'unione di suono e di luce assieme, l'unione di colori, di sensi assieme, gusto, il fatto, i cinque sensi che possono essere stimolati contemporaneamente. Allora io vado studiando mh, la biologia. Certo, la studio sul libro, devo imparare delle nozioni, però poi la vado a vedere nella pratica e poi la assaggio, assaggio quel, quel prodotto piuttosto che lo disegno. Eh, il concetto montessoriano, da un certo punto di vista, eh, dove la Montessori recepiva la lezione di Bateson, l'ecologia dell della mente, e l'idea che dentro di noi, una volta che siamo arrivati a questo, che dentro di noi c'è qualcosa che non è mai del tutto coglibile, che noi dobbiamo cercare di dire, sì certo, perché a questo punto, dopo tutto questo, il Logos che lo deve raccontare, narrare, ma si trova sempre fermo di fronte a una soglia che non può mai, per fortuna, misurare del tutto. E allora qui il recupero della poesia. Io ho scritto un piccolo libro, Poesis, non ha certamente la pretesa di essere, diciamo, un'opera un poetica, sono solo dei componimenti, non certo mi metto al pari di grandi poeti, ma è stato e nato proprio perché durante le sedute con i pazienti, a un certo punto, quando loro incontravano il bello dentro di loro, quell'elemento unico, originale, irripetibile, diventavano poeti, cioè usciva un logos poetico. Allora, vi siete mai chiesti perché non si imparano più le poesie a memoria? Quanto è grave questo? Perché la poesia. È un logos che però cerca di farti sentire e lo fa attraverso il ritmo, attraverso la melodia, attraverso quei versi che evidentemente non sono lineari. E che cos'è che vuole cogliere? Vuole cogliere, lo diceva benissimo Franco Loi, il grande Franco Loi, uno dei più grandi poeti nostri italiani. Vuole cogliere l'impulso di vita che c'è in quell'ente e gli fa eco Rilke quando dice di all'angelo la pianta, di all'angelo la cosa. Cantagliela, così che l'angelo, Angelos, è eh, il mediatore, come Daimon per i greci, è il mediatore, lo porta nell'invisibile, porta la pianta nell'invisibile e la fa diventare eterna. Prende della pianta la scintilla di eternità che ha dentro, che però si è versata in quella pianta. Lo dice il piccolo principe quando c'è l'incontro con la volpe, la volpe e la rosa, dice. Tu sei speciale, adesso sei tra tutte le volpi e tra tutte le rose, sei la mia volpe, la mia rosa. E quindi sei diventata speciale, unica. È così che ci innamoriamo. E quindi io ti consegno all'eternità perché sei tu solo tu, anche se sei uguale a tutte le altre. E questo è il senso dell'educare. Guardare chi abbiamo di fronte o noi stessi se ci stiamo educando. Come tu, solo tu, l'unico tra gli infiniti. Questa è una forma d'amore è la, la poesia, la poesia della bellezza. Allora, ogni tanto io ho dei gruppi, li faccio mettere tutti in cerchio. E poi, a uno a uno vanno al centro del cerchio e in silenzio: il silenzio è un'attitudine del cuore, ma nella nostra epoca è così difficile hm, da declinare, siamo sempre pieni di cose da dire o che ci vengono dette o che ascoltiamo o che sentiamo. Allora in silenzio ciascuno va al centro e guarda, incontra lo sguardo di tutti e tutti lo guardano. E magari sono gruppi da 30, sta due ore in silenzio, che è un esercizio incredibile per l'interiorità, per la psiche del profondo. E quando è finito, io non dico mai nulla, quando è finito tutti immancabilmente vengono a dirmi, ma eravamo bellissimi, eravamo così belli, perché si posava lo sguardo. Dell'educazione, dell della ricerca di quel che c'è dentro di te. Ti guardo tu, solo tu in quel momento unico e sei speciale perché sei diverso e al tempo stesso dentro di te c'è un essere che vive che è comune a tutti, ritrovo qualcosa di familiare che ci accomuna tutti e qualcosa di unico. E lì allora io godo, allora il mio corpo gode, sta bene e sono felice, sono gioioso per il solo fatto che ci sono per il solo fatto che ci sei e che ci incontriamo. Le neuroscienze dell'attaccamento, cioè gli studiosi di neuroscienze che studiano come l'attaccamento del piccolissimo alla madre, al padre e poi al campo famiglia e poi al campo scuola decorre, ci dicono esattamente questo, che i cinque bisogni fondamentali che si giocano nei primi anni di vita e poi per tutta la vita a seguire nelle relazioni dell'adulto, ritornano, ri riecheggiano. I cinque bisogni fondamentali per far sì che quel connettoma cresca bene, che l'epigenetica di quel connettoma funzioni, sono questi: primo, connessione, la legge di armonia. Ti do un posto e tu sei in armonia con tutto, ti accolgo e faccio sì che quando tu arrivi tu faccia parte del tutto. Secondo, la sintonizzazione, mi sintonizzo con te, cioè tu chi sei, che seme sei diverso dagli altri. Terzo, la fiducia, ho fiducia che tu ci sei e io ci sono in questa dinamica, l'esserci. Perché nell'esserci c'è la gioia di trovarsi. Quindi curare questo campo nel quale la presenza, non importa se le cose vanno bene o vanno male in realtà, eh, noi possiamo essere gioiosi persino in un campo terribile come quello che stiamo vivendo, con bambini che muoiono non solo in Ucraina, ma ovunque, in tantissimi luoghi del mondo, violenze, maltrattamenti, guerre, eccetera, eccetera. Noi possiamo essere gioiosi non perché ce ne freghiamo, passatemi il termine poco. Poco tecnico e poco fine, ma credo insomma che si capisca di questo, ma perché continuiamo anzi, il più possibile a fronte di questo, a educarci all'umanità, a educare all'umanità, a essere presenti, la presenza che è quella che evita il trauma, è quella che risana eventualmente il, trau il trauma. Ci sono, sto con te anche in una cosa brutta, ci sono quarto, l'autonomia, autos nomos. Il, la legge tua cioè ti permette di essere come tu vuoi certo nel rispetto di tutti gli altri e infine l'amore il quinto il quinto bisogno l'amore nel senso la possibilità di vedere declinare l'amore di vedere declinare l'amore nella fisicità del contatto che noi purtroppo lo diceva anche il sindaco prima abbiamo in questi due anni veramente rischiato di perdere ma credo che possiamo fare molto per recuperarlo allora a questo punto, e qua mi, mi vado, insomma, a, 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 vado a concludere. A questo punto l'educatore può, certo, può essere certo che tutto sommato, poi la professione, quel seme, la troverà. Non voglio dire da solo ma la troverà, sarà chiaro, emergerà chiaramente. Eh? E voglio proprio citare Franco Loi, perché mi piace ricordare questo poeta che io credo a torto è stato a volte relegato in un'idea un di, 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 di poesia del dialetto, ma che in realtà è un grandissimo poeta, che dice, proprio me lo sono voluto appuntare, «L'allegrezza è il lasciarsi dire dal nostro essere». E lui dice: Un giorno sono andato a fare yoga e ho sentito il mio piede, ho constatato. Dice la vita del piede e ho pianto. Ecco, l'idea dell'educazione che, che ho in mente io è quella di essere continuamente connessi alla forza vitale che è in noi e in ogni parte di noi, molto al di là della nostra mente razionale, molto al di là dei dogmatismi di un presunto metodo scientifico che di scientifico non ha più nulla, perché la vera scienza è quella del dubbio, e constatare continuamente la vita e lì commuoversi. E quando accade questo, sono certa che ciascuno trova la propria strada perché esprime, è libero di esprimere la bellezza che ha dentro in un campo che è funzionale a fare questo, in un campo che regola tutto ciò che c'è intorno affinché il seme cresca il più rigoglioso possibile, secondo la sua propria natura. E allora c'è stata la grande Agnès Heller che diceva, io insegnerei la filosofia, insegnerei le arti, insegnerei le lingue antiche. Tutte cose inutili, tutte cose che non servono a nessuna professione, che non specializzano affatto. Ma sono sicura che chi imparasse questo, una volta cresciuto, saprebbe fare cose grandi, qualsiasi cosa, mentre chi fosse stato educato a funzionare al servizio mh, di una logica professionalizzante da principio, di una logica dell'utile, avrebbe imparato solo cose piccole. E quindi da grande finirà per fare solo cose piccole. Ecco, per me la bellezza dentro è questo. Spero di avervi dato qualche spunto. Se ci sono domande, molto volentieri e vi ringrazio dell'attenzione. L'abbiamo ascoltata con gioia, è stato veramente un piacere ascoltare questo quest intervento che, tra l'altro, in pochi minuti ha eh, riassunto e approfondito eh, tanti temi, tante, tante considerazioni che sono state fatte durante questa settimana. Quindi, grazie di cuore, dottoressa Poli, davvero. Grazie. E adesso lascerei la parola al nostro ospite qui eh, in sala per eh, un commento e sì, qualcosa che Grazie. Vuole dire. quindi saluto tutti buongiorno e ho ascoltato attentamente la dottoressa poli ha introdotto concetti eh, importanti e sono concetti che eh, tutti i giorni noi eh, dobbiamo chiaramente con quali dobbiamo confrontarci e sono concetti eh, li richiamo un attimino: l'educazione, la biodiversità, l'identità, eh, ecco, che sono dei concetti propri della cooperazione. La cooperazione attraverso la eh, mutualità, la solidarietà, l'educazione, eh, la democrazia, la partecipazione, la formazione, l'informazione, ecco, tutto è teso per il raggiungimento del bene delle persone, ecco. Questi sono un po' anche i temi che sono stati trattati. Ecco, all'interno di tutto questo, l'associazione Noi per Noi, che eh, trae la propria linfa dall'istituto eh, che rappresento, Banca Prealpi San Biagio, si occupa delle persone e soprattutto dell'educazione in senso sanitario e sociale: nel senso che attraverso le nostre iniziative dobbiamo cercare di. <coughs> scusate. Di informare e formare le persone che nell'educare la propria attenzione, non solamente a noi stessi, al nostro corpo, ma anche al nostro prossimo. Quindi intendiamo la vita come anche dono, e come tale dobbiamo metterlo anche a disposizione degli altri, con spirito di servizio per il benessere di tutti, chiaramente in maniera sostenibile, rispettando quella che è la biodiversità, il territorio. Rispettando tutto questo noi prepariamo il nostro futuro e anche quello di chi viene dopo di noi. Grazie mille a, al nostro ospite in sala. Dottoressa Poli se vuole fare un altro commento. Ehm, dal, da chi ci sta seguendo arrivano molti complimenti per lei e ovviamente la ringraziano per le sue parole commoventi, una vera gioia ascoltarla, dicono. Intervento meraviglioso, sono davvero piena di gioia, bravissima senza parole. Eh, ecco, una, se vuole dirci ancora qualcosa. Ma mi piaceva riprendere un po' il tema del dono mi sembra un, un bel tema, un tema molto profondo, che ha a che fare con la bellezza e, e, per, e apre ovviamente altrettanti interrogativi, no? perché ehm, il dono è un, è un terreno, terreno, come dire, conturbante, no? perché se, se ne parla tanto ehm, e, e la vita è un dono, no? la vita ci viene donata. Eh, tempi in cui ci si interroga eh, su eutanasia, su, su disposizioni di fine vita e quant'altro, eh, naturalmente non, non si può non interrogarsi su, su questo aspetto: cioè, noi la vita ce l'abbiamo, è nostra, eh, ci viene donata, invece no. È un fenomeno che accade, diciamo così, biologicamente, dunque eh, è, un tema, è un tema molto, molto spinoso. Mm, che va maneggiato con grande cautela, eh, ma che mi sembrava, insomma, non, si potesse, eh, non si potesse non raccogliere eh, se parliamo di educazione. Allora, il dono per essere dono, per essere davvero dono. Dovrebbe essere gratuito, no? Cioè, quindi ha molto a che fare con l'idea della cooperazione, del, del dare qualcosa agli altri, no? Cioè dovrebbe essere qualcosa che tu dai senza voler nulla in cambio. Mm? E tra l'altro non dovrebbe neanche obbligare, cioè io ti dono qualcosa, tu mi sei riconoscente, e eh, in quanto mi sei riconoscente, sei tra virgolette, obbligato in qualche modo a me. Oppure io ti dono qualcosa di così prezioso per cui eh, necessariamente io sono superiore a te. No? Eh, e, e quindi in realtà genero una sorta di vincolo. Ecco il vero dono dovrebbe essere qualcosa che è totalmente al di là di questo: non dovrebbe avere una logica di scambio, cioè io ti dono qualcosa e tu mi doni qualcos'altro. Quindi adesso arriverà Natale. E, e noi eh, facciamo lo scambio dei doni, che è una bella cosa perché chiaramente insegna anche ai nostri bimbi, ai nostri piccoli l'idea della reciprocità e del dare e dello scambiare. Ma la natura più profonda del dono potrebbe, dovrebbe essere quella per la quale io dono indipendentemente da ciò che possa ricevere, ma addirittura dono scomparendo dono in maniera tale che l'altro non sia neppure vincolato dalla gratitudine. Cioè l'esempio più, più alto del dono, noi ce l'abbiamo in una parabola che a me piace tantissimo, che è quella del figlio il prodigo, dove il padre gli dà persino l'eredità, che in quella cultura, in quella civiltà è come morire. Cioè se io ti do l'eredità è come se io fossi morto, cioè mi tolgo completamente e ti do e ti lascio libero. Quindi il dono più grande è quello della libertà. Del, del fare in modo che tu abbia ricevuto così tanto da me da essere libero, addirittura di non avere nessun vincolo nei miei confronti. Eh, L'altro esempio è quello della madre, in, nella, nella famosa eh, storia di Salomone, le due madri, la madre vera e la madre falsa, che si contendono il figlio. Salomone dice, tagliamolo a metà e la madre vera dice, no, no. Allora datelo pure a lei, vada con lei, rinuncia addirittura al suo figlio vero pur di non vederlo chiaramente diviso a metà mentre l'altra madre se lo contende con lei no? allora in questa idea di gratuità che è un'idea di perfezione spirituale evidentemente un'idea cristica se volete no? il più grande secondo me archetipo di questo lo abbiamo ma non sto parlando in termini religiosi o teologici parlo in termini psicologici parlo da, da psicoterapeuta che spesso insomma mi, mi trovo ad utilizzare proprio questo archetipo questa, questo è una, un qualcosa a cui noi possiamo evidentemente solo tendere, perché non è umano, è divino. È come nella parabola del, dei vignaioli, quelli che hanno lavorato dalla mattina e quelli che arrivano solo la sera vengono pagati allo stesso modo. Naturalmente, quelli che hanno lavorato dal mattino si arrabbiano e dicono: ma io ho lavorato di più. E non c'è risposta, cioè la logica del divino non è retributiva. La logica del divino è altro, è una logica di grazia, cioè, per esempio, fortissima la troviamo nel paradiso di Dante. Se magari adesso i ragazzi sono proprio su quello, è un amore che è grazia, ma che c'è nella Divina Commedia, ma già in altri scritti danteschi non era così chiaro. Lui ci arriva, ci arriva per un percorso interiore nel paradiso a capire questo. E, e c'è cioè quella famosissima, bellissima frase eh, di Catone: Liberi soggiacete, cioè soggiacete liberamente, che ovviamente è un ossimoro, cioè vi è stato dato in dono, vi è stata data la libertà. Ma quindi voi soggiacete al dono divino della libertà, cioè è il Dio e solo il Dio che ti può dare la libertà. Dio non lo intendo necessariamente in senso religioso, solo una, un elemento trascendente, solo un elemento che trascende ti può dare la libertà. E quindi tu da un lato sei libero, ma sei pur sempre soggiacente a un elemento divino. Allora ecco che arrivo al discorso della bellezza. Chi è che può diventare davvero buono? Chi è che può diventare davvero qualcuno che perlomeno, perlomeno tende, cioè ha l'idea di tendere a un piano divino che dona in maniera incondizionata e ti dà il dono più grande, cioè la libertà, persino di andartene come nel figlio il prodigo, persino di dimenticarti? Chi è che può far questo? Solo uno, solo qualcuno che abbia ritrovato in sé, in forma consapevole, in forma conscia,. La sua scintilla divina, che si sia riconosciuto anche solo per un istante in una trascendenza, in qualcosa che va oltre le sue identità, i suoi ruoli, qualcuno che abbia ricevuto la possibilità di incarnare qualche cosa di sé che trascende tutto: che trascende l'utile, che trascende l'opportuno, che trascende i ruoli, che trascende quello che la società ti chiede che trascende te, quell'elemento che abbiamo detto, Ril, che dice, dallo all'angelo, tu dai la pianta all'angelo, così che l'angelo la porta là nell'invisibile, dove sarà eterna. Ecco, soltanto qualcuno che abbia incontrato questo e che quindi si senta nel pieno potere e nella piena libertà di continuare a manifestare questa scintilla, cioè essere libero di essere il più possibile quello che è. Ecco che allora diventa buono in questo senso e può donare, perché sa da qualche parte profondamente dentro di sé che c'è un oltre e in virtù di quello allora può fare del bene. E non farà del bene per avere in cambio qualcosa o per sentirsi bravo, ma lo farà soltanto perché quando tu hai percepito questa scintilla dentro di te vuoi che la percepiscano anche gli altri. Allora sarai un grandissimo insegnante, un grandissimo educatore, un grandissimo pasticcere che metterà la scintilla divina nelle sue torte quando la mangeranno. Guardate Willy Wonka, siamo sotto Natale, riguardate la fabbrica di cioccolato. Allora sì che tu puoi tendere a quell'idea di dono e quindi torniamo All'educazione che deve educare uomini buoni o donne buone, ma per far questo deve educarli belli, ma non belli perché devono omologarsi a un codice di bellezza, belli perché continua a vedere la bellezza che hanno dentro e li invita: li invita a manifestarla al di là di tutto, persino di una logica di, di utile, che invece oggi sembra l'unica, diciamo così, imperante. Grazie ancora, dottoressa Poli. Un meraviglioso finale per questo, questa seconda edizione di Educhiamoci. Eh, grazie anche a Flavio Salvador, presente in sala oggi con noi. Eh, siamo ai saluti finali, quindi, eh, ancora una volta, il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato. E vi ricordiamo che oggi pomeriggio alle 14 eh, ci sarà al Parco Papadopoli di Vittorio Veneto un momento conclusivo in presenza con le famiglie, i bambini, i laboratori, i giochi eh, e quindi vi invitiamo se potete e se volete a partecipare e ringraziamo eh, tutti quanti che hanno collaborato alla realizzazione di queste giornate così importanti e preziose. L'organizzazione di un festival è sicuramente un lavoro molto impegnativo e forse lo è ancora di più su un tema come quello di quest'anno, la gioia. Il nostro ringraziamento da persone che si occupano di questo va innanzitutto sicuramente all'amministrazione comunale, in particolare all'assessora Antonella Caldart che ha creduto fortemente in un evento di questo tipo. Eh, ringraziamo anche il mio collega Marco Napoletano che ha presentato con me queste giornate e ringraziamo certamente tutti voi che ci avete seguito e che ci auguriamo parteciperete eh, ancora a questa iniziativa e parlerete di questa iniziativa e dei suoi contenuti a chi non ha potuto eh, seguirla in questi giorni. Soprattutto ci auguriamo, come detto anche dalla dottoressa Poli, che darete seguito e porterete a manifestarsi quanto abbiamo ascoltato nei, ciascuno nei vostri contesti di cura e relazione con bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Grazie di cuore a tutti, quindi speriamo di rivederci ancora e a presto, buona giornata a tutti.